Salvatore Valeri, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Bunker. Amnesia, The Bunker. Io sono Alex di Cormaris. E nello scorso tremendo episodio ci eravamo lasciati con tante tante passeggiate all'oscuro che però ci hanno permesso di fondo di arrivare ad avere il generatore pieno. Uno dei motivi che spero ci aiuterà in questa partita, anche perché di fondo vedo una grande esplorazione e non so quanto ci convenga portarci l'orologino insieme, perché è uno spazio. Però forse ci conviene quantomeno per tenere il più possibile d'occhio il tempo. Posso assegnarti un 3? Ok, quindi quando premo 3 tu esci. Ok. Allora, mettiamo via la torcia e in questo episodio, come detto, ci concentriamo nel vedere di riuscire ad andare a riattivare la radio, che come avete detto anche nei commenti, proprio ho visto anche quello di Zannella, dobbiamo sistemare negli alloggi dei soldati il prima possibile. Quindi, senza nemmeno salvare, perché se ci va male dobbiamo evitare il più possibile di fare cazzate. Quindi andiamo a passo normale. Qui abbiamo preso tutto. Ricordo che nello scorso episodio abbiamo lasciato un... Eccolo. Tira. Non vuoi proprio collaborare. Va bene. Dicevo, ho lasciato quella benda che ora l'abbiamo recuperata. Perfetto. Qui abbiamo un mattone, è da ricordare onestamente. E dai, cazzo, apri, ragazzo. Sii un po' più lesto. Perché la bestia sta camminando dentro, cioè non dentro di noi, però nelle nostre pareti. Ok, qui sicuri che abbiamo esplorato tutto al meglio. Perfetto. Quindi possiamo proseguire nella nostra bella e felice scampagnata, consci del fatto che di lì si viene, qui sta la trappola. E lì nel muro c'è il buchino che dovrebbe collegare la radio. Quindi dobbiamo fare fondamentalmente il giro per arrivare nella parte dei quartieri, più a fondo, nei quartieri dei soldati, per riuscire a... tra l'altro devo fare sempre attenzione alle trappole, ecco, onde evitare di andarci a finire proprio dentro. Ok, qui è chiuso. Io purtroppo devo attivare perché da un momento all'altro potremmo trovare una trappola. Tutti gli interruttori qui sono accesi, nonostante di fondo posso dire che non ci abbia fatto un grande passaggio, eh. Ok. E quanto sei figlio di troia. Cosa dice? Ah, mi ha dato la planimetria della zona. Ok, e questi sarebbero i fili conduttori. Ah, quindi basta che attivo questo, perché sì, qui entra nel muro. Ah no, questo è puro linguaggio da elettricista, signori. Ok, allora, qui quindi c'è il generatore centrale. Questa è la porta dove noi siamo ora, di fronte. Quindi dobbiamo attivare 1 e 2 e soprattutto 3. Quindi speriamo di avercene il più possibile di cosi accesi. Qui rappi, qui dobbiamo un attimo. No, 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 rappi di merda. Non è andata benissimo, eh. Però ero convinto che il flare avrebbe fermato i ratti. Non li avrebbe attirati. Puttana troia. Però io devo avere questa certezza. Inutile che ora stiamo qui a perdere tempo se non sappiamo con certezza.
che diciamo, dicevo, non sappiamo con certezza è il figlio di Troia. Cos'è Cristo è successo? Ha preso una trappola. Tra l'altro, N. Laval 3957. Dobbiamo andare da qualche volta in deposito missione a sistemare questa roba. Ok, ragazzo, l'hai sfondata tu per me. Grazie. Fuel. No, 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 bottiglia di merda. Vi dirò, pare che se ne sia andato. Ma a questo punto vi dico che sembrano tutti attivi così. Ok, tira fuori. Ma se erano tutti attivi, allora perché non ha funzionato fin da subito? Perché devo sfondare il coso, logicamente. E il mattone non ce l'ho. Altrettanto giustamente. Però posso andarlo a prendere e aprire qui. Un proiettile. Sia lodato il Signore. Quindi hai sfondato questa porta per, di fondo, rinfossarti di nuovo? Non saprei se di fondo ringraziarti o altro, però va bene così. Carne. No, però. Non posso posarla. La carne onestamente mi verrebbe utile, perché credo che la carne rancida la possiamo in un qualche maniera lanciare contro i ratti. Ne sono abbastanza sicuro. Ecco per questo non si apre. Ah, ora pian piano stiamo sbloccando tutte le aree e capiamo al meglio il tutto com'è strutturato. Intanto c'è un casino di roba distrutta, che non l'ho distrutta io, quindi è stato quel gran bel figlio di puttana lì, tra l'altro sta. Volendo c'è l'alternativa, quindi. Sì, però mi puoi buttare via. C'è una maniera. Non voglio lanciarla, voglio semplicemente poggiarla per terra. Puttana Eva. Sì, però ragazzo mio, qua nel distruggere hai bellamente esagerato, eh. Qui che cosa dice? Ultima nota di Farberg. Notte, non riesco a dormire. Qualcosa continua a grattare le pareti. Ho sentito tante volte i ratti, ovviamente, ma stavolta è diverso. Non è il sottile e aritmico graffiare di un roditore, è fisso, rumoroso. François è andato già 4 volte a indagare sulla fonte del rumore, tornando ogni volta senza risposte, turbato. Noi uomini presenti all'epoca dell'incidente delle gallerie romane, ci siamo scambiati degli sguardi nervosi. Non abbiamo osato dire nulla per paura di una reprimenda. Che cazzo è una reprimenda? Credo sia qualche atto ufficiale per reprimere robe. Ma non c'è stato bisogno di farlo. Abbiamo tutti pensato la stessa cosa. Più tardi, qualcosa ha appena urlato. Non era fuori dalle caserme, era qualcosa qui dentro, insieme a noi. Di nuovo, sta succedendo di nuovo. Ma le gallerie sono ancora sigillate, sono ancora sigillate. A quanto pare non è bastato. Tutti i miei fratelli spariti e condannati alla corte marziale. E comunque non è bastato. 16 luglio, un demone che viene dalle gallerie è qui tra noi. Ha ucciso Reinhard, ucciderà tutti quanti, a meno che per la Rue, per Toussaint, per Noyer, per Nicolai, Rosanne e Renoir, l'ucciderò con le mie mani. E questo è quello che sono stato. È per questo che sono stato catturato. Era questo il mio scopo. Il mio revolver è carico. La mia forza di volontà è salda. Peccato che il revolverino non credo basti per tirarlo giù, onestamente. Era ora. Ah, cioè, mi ha aumentato gli oggetti di uno. Ma vaffanculo, porco Giuda.
Direi anche prendi la carne, ma del resto qui c'è anche questa bella. Facendo un casino immane, però è l'unica maniera che abbiamo per provare a liberare l'area. Ok, via. Il problema è che ora non mi ricordo come cazzo si aprivano le grate. Che palle! Dai, va, stai zitto! Raccogli la tanica e stai zitto! Devo ancora capire come cazzo si adopera. Forse se maneggio sui bulloni, a quanto ho visto, è tipo come se si muovevano. Sembra se ne stia andando. Tra l'altro, fammi vedere. Quanto tempo abbiamo? Ho dato il 3. Cazzo, ne abbiamo già sprecata metà. Vai, chi se ne frega, giustamente. Vai, vai. Gas se ne va come il pane qui, eh. Che qui ne abbiamo. La Madonna! Che Cristo, pure tu evita qualche roba! No, afferra il bullone. Afferra il Cristo del bullone. Come tiro via la grata? Dai, cazzo, pure a mano lo riesci a togliere. Ma perché no? È possibile che ora mi devi far venire con un mattone a sfondare la porta, quanto sei stronzo. Oddio. Tra l'altro i ratti sono tornati lì, brutti figli di troia. No, no, chi si avvicina? Fai i cazzi tuoi tu. Come dovrei strutturare la situazione? Di esserci ci siamo. Questo sembra un po' pesante, no? La Madonna, no, 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 ma mi ha tirato via. Non pensavo che fosse così rapido, ecco. No, non avevo pensato a questa esigenza. Ok, siamo più o meno dove eravamo, solo che il mostro questa volta non ci ha fatto il favore di romperci la porta. E, tra l'altro, analizzando meglio la mappa, noi siamo qui. Dobbiamo sfondare non tanto questa porta, quella che abbiamo dietro di noi, quanto questa. Quindi dobbiamo passare dall'altra parte dei sorcetti. Io questa volta mi sono portato una cristo di granata. Vediamo se questi non cagano il cazzo, perché questa è una granata al gas. Teoricamente. Non crepano. Se ne vanno. Ma c'è un modo per neutralizzare questi ratti di merda? Ora credo che nemmeno io posso passare lì felice, vero? Ma effettivamente c'è un modo per neutralizzarli di fondo. Ogni volta devo sprecare qualcosa per passare. Cioè loro scappano. Attraversarla col cazzo. Perché, cioè, col cazzo. E rimaniamo qui a sentire questa soave musica bestemmiando perché perdiamo tempo fondamentale. Almeno mi sono portato l'orologio. Tempo fondamentale e carburante per il nostro generatore di fondo. Rieccoci. Ad ogni modo sembra che abbia funzionato. Anche se non so nemmeno per quanto tempo. Anzi, sembra che stanno questi sorcetti stiano già ritornando alla carica. Immediatamente prendi il carburante. Ma soprattutto corri in questa zona ad aprire questa merda di porta. Così possiamo passare volendo. Ok. Mi sento già molto più tranquillo.
Ora, visto che ce l'abbiamo nelle varie foto, noi teoricamente abbiamo aperto questa. No, questa era chiusa. Qui è dove è bucato il muro. Noi non siamo entrati da questa, siamo entrati da questa. Ok, quindi di fronte a noi, appena entriamo nella famigerata porta, c'è un generatore. Ok, quindi dobbiamo accedere al generatore lì dietro. Cosa non prontamente facilissima, si intende. Evitiamo di raccogliere le 150 bottiglie perché tanto non è che ce ne facciamo moltissimo. Occupiamoci più che altro del carburante, che quando torniamo saranno bestemmie. Ok. E c'è una cazzo di. Abbiamo l'obiettivo di sfondare la serratura ora. Come lo sfondo? Devo usare per forza il mattone. Tra l'altro ci riprendiamo il nostro backpack, che l'avevo visto da qualche parte qui in giro. Credo. Dove abbiamo trovato il backpack? Oltre, prendi anche la carne marcia, che a quanto pare ce n'è poca o nulla. Perché credo sia carne marcia, perché dopo tutto sto tempo col cazzo che è mangiabile. Carne è scaduta, appunto, i soldati non dovrebbero mangiarla. Utile per attirare roditori e altri parassiti dal bunker. Può essere lanciata. E beh, chiaramente la lanciamo per farli andare dove vogliamo noi, possibilmente. Dimmi che è un mattone, sì! Tutto questo è inutile, giusto perché cazzo noi arriviamo qua con il carburante, la benzina, le cose. Scoprire che è tutto inutile. Minchia, ogni volta che passo una dichiarazione di tutto. Ok. Aspettiamo che finiscono di brillare le luci. Cioè di brillare, di sfarfallare, così sono più stabili. Speriamo, anche perché poi non possiamo stare troppo perché sta il cazzo del generatore che ci mangia l'ira di Dio. E noi ogni volta che passiamo qui facciamo un casino della Madonna. Sto coglione che nemmeno fa attenzione a dove mettere i piedi. Ci credo che sia andato in coma, Harry. Sei il peggior soldato francese che esista. Ok. Pare se ne sia andato. Nemmeno abbiamo dovuto aspettare di fatto tantissimo. E se n'è andato tra l'altro in testa proprio tana. Che bello. Sta cazzo di armadio, coglione. Beh, fai casino, fai, fai. Tanto mica ci abbiamo un cazzo di mostro alle calcagna. Prendi il carburante. Appena finiamo qui avremo un casino di robe da sistemare. Da sistemare, da rimpinguare per essere più coerenti. E lì è da dove siamo venuti. Ok. Il mattone ce l'abbiamo. Il mattone lo abbiamo. Il problema ora è usarlo sul lucchetto. L'ultima volta che l'abbiamo usato, inutile dire che è stato un utilizzo abbastanza fallimentare. Anche consci del fatto che dobbiamo buttarci dentro quell'armadio. Allora, appoggia qui. Carichiamo al 3. Ah no, è la mamma troia, mi ha rotto l'anta della. Io ora dove cazzo me mi butto? Non ne ho idea. Questo brutto figlio di troia mi ha rotto l'armadio. Allora. Rompi il lucchetto. È silenzioso. Io che pensavo che facevo un casino della Madonna. Oh, tira giù. Insomma, non che sia uno dei migliori spettacoli. Kit medico, nota. La nota, gli ufficiali sono fuggiti. Gli ufficiali ci hanno abbandonato. Di soldato Mersau. Gli ufficiali ci hanno abbandonato, mentre scappavamo dalla bestia hanno fatto saltare l'uscita dietro di noi, persino Hubert.
Ci chiamavano codardi, traditori o peggio, che ipocriti. Ora ci hanno condannati. Qualsiasi sia l'inferno che ci attende ora, toccherà anche a loro. Dio li punirà per quello che hanno fatto. Dici? Non ne sarei così convinto. Ma io come cazzo faccio a lasciare un... Ma io non voglio usarlo, voglio buttarlo. Vorrei il kit medico. Niente, qui è destino che... Dobbiamo tornare indietro. Tra l'altro, a questo punto mi porto il mattone. Non so nemmeno se è una cosa propriamente saggia. Perché teoricamente... No, ma non credo, per il semplice motivo che... Lì nella mensa abbiamo l'altro, ci conviene prendere quello più che altro per una questione di praticità. Ok, noi camminiamo abbastanza tranquillamente, qui i ratti fanno avanti e dietro, un po' a cazzi loro. Sarò mica io a giudicarli, onestamente. Vediamo di andarcene e salta la granata, non si sa mai, può essere un deterrente per i nostri nemici. La bestia, come sempre, fa un po' quel cazzo che vuole, detto tra noi. Mi devi cagare il cazzo ora. Non mi devi cagare il cazzo ora. Dicevo, fa un po' quel cazzo che vuole, ma noi evitiamola. Ma fare giusto attenzione. Dicevo, giusto un attimo attenzione a dove andiamo a finire. Ok, via la torcia. Non dovrebbe esserci, le luci sfarfallano, però teoricamente siamo già vicini al nostro obiettivo, signori. Siamo più che vicini al nostro obiettivo. Premiamo il pulsantino, abbiamo il codice, possiamo andare nell'arsenale, signori. Dove cazzo è il mattone? È questo? Sì. Prendi il mattone 4x4, ce lo portiamo sopra. Rompiamo il lucchetto e poi ci portiamo a casa anche, visto che ci siamo, il nostro bottino, che qui sarebbe... Dicevo, qui sarebbe tutto da tornare, soprattutto lì, a recuperare tutto quel carburante, quelle cose. Come vedete ora, lampadina della radio sbrilluccica. Ok, tira fuori, nota. Una nota, porco Giuda! Non ho parlato con nessuno di quello che ho letto, lo giuro, ma Leroux è sbucato fuori dalle gallerie affermando di aver visto le stesse cose descritte nei testi. La mia razionalità si rifiuta di credere che questa sia una coincidenza, ma allo stesso tempo l'alternativa è inaccettabile. Devo dire agli altri quello che c'è scritto in questi testi, devo dirglielo, devo avvertirgli. Questo è il 14, 18 maggio, 4 giorni dopo. Hanno punito Leroux per aver parlato di quello che ha visto e adesso Reynard mi ha mandato a chiamare. Sono certo che anche io verrò punito. Siamo intrappolati tra i tedeschi di fronte a noi, l'alto comando dietro di noi e qualche orribile forza che sembra annidarsi nelle ombre che ci circondano. Temo che siamo fuori dalla portata del Signore. Indubbiamente tutto questo è fuori dalla portata del Signore, caro mio. Sono rinchiuso da 2 notti nelle celle di Del P e la punizione è che Reynard mi ha riservato per aver parlato dei testi. Sono braccato da incubi senza fine, sogni oscuri, tenebre seducenti, voci che mi chiamano, che mi accolgono. Di ritorno alla mia brandina ho incontrato il resto degli uomini, ognuno dei quali ora aveva delle storie da raccontare. Nikolai, Farber, Hullebeck, tutti quanti. Hanno tutti sentito qualcosa e fatto sogni strani. Vabbè, strani sogni. Che tra l'altro, se vi chiede la pronuncia, l'ho inventata al momento, ragazzi, non fatevi strane idee. Passo le notti intrappolato nella morsa di una paura che mi sale lungo la schiena e affonda gli artigli nelle carni, penetrando nella mia anima e nella mia mente. Ma dopo quello che è accaduto a me e a Leroux, nessuno osa parlare con gli ufficiali, neanche con Joubert. Cosa pe ben peggiore, sono ricominciati i raid. Domani notte è il mio turno. 23 maggio.
Di ritorno dal raid non riesco a dormire, i bombardamenti continuano, le suole dei miei stivali sono consumate, i miei piedi sanguinano e sono pieni di vesciche. Ne abbiamo persi troppi lì fuori, mi sento in trappola. L'altra notte l'intera caserma si è svegliata a causa dei suoni che provenivano dalle gallerie. Di notte diventano più intensi. Quando dormo vengo sopraffatto da sogni di altri mondi, di dolore avvolto nell'estasi. Nell'estasi, questa mattina sembriamo tutti spettri che camminano. Non possiamo continuare così. Entrerò nelle gallerie e troverò il modo di mettere fine a tutto questo per il nostro bene. Perché tutti hanno questa vena di eroismo? In tutto questo. Anyone left? The code is 4, 8, 1, 0. Ok, ora abbiamo il codice dell'arsenale, perfetto. Please, I hope that you can hear me. I hope that you can forgive me. The arsenal code is 4, 8, 1, 0. Ok, grazie Reinhardt, Joubert. Direi che ora ci possiamo tranquillamente, più o meno, ritirare nelle nostre camere, consci che quello che l'abbiamo fatto nel migliore dei nostri modi. Sperando che qualche bel figlio di puttana non esce all'ultimo minuto. E forse vi dico, visto che sono un coraggioso brutto figlio di puttana, potrei tornare qui con un mattone, sfondare la porta e scappare via. Sarebbe fattibile. Sarebbe più che fattibile. Certo, di fatto non so quanto tempo ci rimane per l'illuminazione. È probabile che mentre portiamo il mattone si spenga la luce e io inizio a bestemmiare come un turco, fondamentalmente. Credo che quella sia l'unica possibilità in quelle occasioni. Adoperabile fondamentalmente. Ok, mi prendo il mattoncino e andiamo verso questa spedizione di merda. Che poi c'è, ok, che è un mattone di cemento, indubbiamente è pesante, però tenerselo proprio così, manco fosse un santino che stiamo portando in processione, puttana Eva. Possiamo anche un po' velocizzare il passo, mio amico Henry, cioè. La cosa bella, Henry, nonostante la guerra, il nemico al fronte, tutto quello che può significare l'orrore di quello che sta vivendo, comunque, tacco 15 a spillo, santino in processione, lentezza tranquilla, tanto. Cazzo vuoi che succeda? Mica ci ammazzano alla fine. Infatti questa è una cosa che forse dovrei salvare, ma chi se ne frega? Sfonda! E inizia a correre. La visiteremo la prossima volta che torneremo. No, no, vai giù. Vai giù. Vai giù. Vai giù. Ok. Lo sento. Lo sento. Che bell'idea di merda che ho avuto. Che bell'idea di merda. Volendo posso strisciare sotto il letto. Sotto il letto, vai sotto il letto. Che bell'idea di merda che abbiamo avuto! È un'idea palesemente di merda. Spero si sia rinfognato in quel buco che può chiamare casa. Sì, quanto pare per quelle po' ha funzionato. Per ora direi che. Ci saliamo sopra, innegabilmente. Magicamente le luci sono accese, ragazzi. Cioè, comunque ci siamo fatti un buon. Non dico mezz'ora perché i primi minuti siamo morti. Però. Però un buon 20 minuti, sì. Un buon 20 minuti, onestamente, sì. Chiudi questa porta di merda. Tappa. Salva.
corriamo giù che avremo finito tutto ciò che c'è nel generatore. Appunto. Però lo ricarichiamo immediatamente. E nel mentre sono felice del fatto che è andato molto meglio di quello che immaginassi. Anzi, abbiamo comunque portato un bel bottino a casa. Il generatore l'abbiamo quasi svuotato, ma allo stesso tempo ora lo riempiamo tutto da capo. Ok. Una botte di carburante ce la lasciamo da parte e siamo riusciti nella nostra impresa. Così, bene o male, ora gli alloggi, Cristo santo, li abbiamo più che sistemati. Ci manca da scendere nell'arsenale e quindi aprire la zona, anche se per ora non abbiamo toccato le prigioni e la manutenzione. Ma secondo me, capendo come andrà il gioco, sicuramente nella prigione ci serviranno per forza le tenaglie che l'abbiamo visto vicino il nostro amichetto. E nella zona manutenzione ci servirà qualche cazzata magari. Ma forse è probabile che nella zona manutenzione apriremo le prigioni con qualche comando elettrico automatico che ci permetterà di prendere le tenaglie che sicuramente serviranno nell'arsenale. Come lo faccio a sapere, i giochi vanno così, i giochi di Amnesia vanno così. Poi, tra l'altro, io tutta questa roba, ma come Cristo la posso buttare per terra? Tra l'altro fai anche un altro bel salvataggio. E nel mentre, rispondendo ai commenti, perché sì, mi trovo sempre meglio, ragazzi, a rispondergli direttamente in... in video. Per quanto riguarda Zannella, effettivamente hai ragione, mio caro Zannella. La bestia si chiama Donatello perché insieme ai ratti che fanno da sensei, la bestia non può che chiamarsi Donatello. È un bel nome, d'ora in poi si chiamerà Donatello. Per quanto riguarda la torcia, comunque hai ragione. Per me è molto frustrante stare qui ogni 3 secondi a ricaricare sta cazzo di torcia. Anche perché poi di fatto mi impedisce di... anche andare in giro con il mostro, perché io vi direi pure ok, me la rischio, vado più spesso quando il mostro è in giro, va bene, però non vedo un cazzo, cioè, che io mi metto in questa situazione, che non vedo, ma nemmeno dici cazzo, guardi al lato le pareti, ok, che faccio, vado muro muro come i ciechi ogni volta, sarebbe totalmente inutile, cosa che ad esempio nel capitolo precedente, Amnesia The Dark Descent, non succedeva, perché avevi una lanterna come questa ad olio che si accendeva, e lì avevi anche magari il problema dell'olio che dovevi mettere nella lanterna. Secondo me è molto più efficace, ci sta cazzo di cose che ogni volta che la metti, l'attivi, ti fai sentire, non dura una minchia e fa anche cagare. E mentre ringrazio anche Frost che ha iniziato a guardare la serie. E per quanto riguarda la radio, avevi ragione Zannella, perché dovevamo accendere il generatore, ma un po' l'avevo pensato proprio, che altro come vedevi mancava il filo, perché negli alloggi generali, nella sala comunicazione che era qui, si vedeva il filo che usciva, l'ho fatto vedere nello scorso episodio, che conduceva da qualche parte. Ora siamo riusciti anche a capire e accendere il generatore. Tra l'altro era anche abbastanza semplice, grazie a Dio che rompere i lucchetti non faceva rumore. Ma fatto ciò, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.